Tutti forse pensiamo di avere un gran cervello, di avere un cervello chiaramente pieno di neuroni, di materia grigia, ma non sappiamo che accanto ai neuroni c'è un'altra specie cellulare degna di attenzione, che è la glia. La glia, il neurone senza la glia non vale niente. E cosa succede? Se arriva uno stimolo infiammatorio, la glia lo nutre e lo protegge perché gli sta accanto, lo abbraccia. E se arriva uno stimolo infiammatorio che però permane troppo a lungo, tutte quelle sostanze che la glia, la microglia, produceva proprio per risolvere lo stress e proteggere il neurone, a questo punto diventano tossiche per il neurone, che quindi a quel punto deve venire a proteggersi dalle sostanze stressorie emesse dalla glia. E cosa fa? Produce a sua volta proprio degli attivatori microgliali che instaurano così un circolo vizioso, un meccanismo autoperpetuante che sfocia inevitabilmente in un danno neuronale irreversibile, ed è qui che si creano le patologie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson, SLA se vogliamo. Einstein era un grande cervello del nostro tempo, tutti noi pensiamo che lui, possiamo immaginare che lui avesse neuroni a non finire, neuroni a go-go. Allora hanno fatto un'autopsia, hanno riesumato il corpo e hanno preso il suo cervello. Cosa hanno visto? No, signori miei, hanno visto che il suo cervello non era pieno di neuroni, era pieno di glia, cioè aveva una quantità di glia nettamente superiore al cervello di tutti noi. E allora, ecco data la dimostrazione che vicino a un grande uomo, che è il neurone, c'è sempre una grande donna, la glia. Grazie.